Eccomi qua! Ah, belli raga! Ciao! Bentornati nel mio canale Kiwi! Benvenuti in Kiwi! Eccoci qua ragazzi, mi gira un po' la testa. Allora, siamo arrivati a fare la reaction live al programma Cornutation Island. E sì, qui il vostro Kiwi cornuto. E quindi ragazzi, prepariamoci tutti, perché come dicevo siamo in diretta. E prima di iniziare, clicca segui, clicca iscriviti, poi sulla campanellina. E già che ci stai, tanto ti piacerà, senti a me che ti piacerà, metti già like al video, così te levi già un pensiero per dopo, poi vai, to scordi. Metti già like al video e scrivi quello che ti pare adesso, mi raccomando. E che poi tra poco andiamo a vedere le coppie. E voi dite, ma Kiwir, sta video reaction del programma di Cornutation Island già la fa altre persone? Ma altri so altri, io so io, come si dice, no? Però tu dici, perché, che c'ha di diverso sta cosa rispetto agli altri? Innanzitutto perché è live, ragazzi. Io ve la sto facendo live, ragazzi. Cioè, così, bello, fatto e detto, così, a crudo proprio, con i sentimenti, veloce. Visto e reazionato, si dice reazionato. Visto e reazionato, papam! Mi raccomando, ragazzi, questo è proprio emozioni vere e vere che solo io, Kiwir, ve posso dare. Dai, e voglio innanzitutto ringraziare anche Totoro il fotografo, e certo, perché mi ha fatto questa nuova bellissima immagine di profilo del canale YouTube e Instagram e anche TikTok, che userò su tutti questi social e anche su Facebook. Quindi ragazzi, quando vedete questa immagine sapete che il vero Kiwir so io, anche perché non c'è sta nessun altro che si chiama. Quindi ragazzi, mi raccomando, grazie mille Totoro, grazie di cuore. Quando ci vedremo ti offrirò una colazione o quello che ti pare, Se mi stai guardando, grazie carissimo. Ora raga, dai, sta cosa fatemela godere, mi raccomando, Spolliciate, iscrivetevi, campanellina, commentate, tutta sta roba qua. Poi vi dite, perché c'hai ste... sta cosa in mano, queste corna blu in mano? Noi le chiamiamo corna, ok? Chiamiamole bollino, questo è il bollino, ok? Il miglior cornificatore o la miglior cornificatrice, o comunque chi si è comportato in maniera abbastanza discutibile o pessima, diciamo, una merda, si beccherà il bollino blu. Ma non tutti, perché il bollino blu, signori, non lo possono avere tutti. Eh no, tu devi guadagnare, devi essere abbastanza stronzo per guadagnarti il bollino blu, o abbastanza cornificatore o cornificatrice. Quindi, chi vincerà a fine puntata, andremo ad annunciare il vincitore del bollino blu, ok? Un maschietto e una femminuccia. Mi raccomando, ragazzi, che poi scrivete sotto nei commenti, anche mentre vedete il video, chi secondo voi se lo potrebbe meritare il bollino blu, chi sia una femminuccia e un maschietto. Mi raccomando ragazzi, andrò a vedere i vostri commenti, se poi andranno a combaciare con quello che andrò a fare io di votazione. Quindi mi raccomando, questo bollino blu, questo ce lo teniamo tutta la puntata insieme, ogni tanto lo famo vedere perché ce l'ho. Ragazzi, mi raccomando, quindi andiamo subito a vedere questa prima puntata di Cornutation Island. Love the way you lie. Oh, eccoci ragazzi, dai, sta per iniziare, ragazzi, sono in diretta, guardate l'orario, sono le 21:34, quindi ragazzi, sono in diretta solo per voi, ragazzi. Ma chi è che uno youtuber che vi fa il reaction in diretta, dai, iniziamo, dai ragazzi. Benvenuti. Ma benvenuto a te, Filippo. È da tanto che non ti si vede,
Per sei coppie di fidanzati inizia oggi un emozionante viaggio nei loro sentimenti. Le domande cercheranno risposte. E le risposte cercheranno domande. I dubbi cercheranno certezze. E le certezze cercheranno i dubbi. Tutto questo è Cornutation Island! Cornutation Island! E iniziamo come al solito su questo bel veliero di Jack Sparrow. Quello che vedete in mezzo al mare è il caicco che sta portando le sei coppie di fidanzati a... Caiucco! Ma vediamoli, conosciamoli. Cornuto. Valentina e Tommaso. Ciao, sono Valentina. Ciao. Quasi 40 anni. E... sei piata a Milfona, sei piato, eh? Vabbè. Sostanzialmente io non posso fare nulla. Simbolo staccona che usciva sempre e mi sceglieva una pista. È geloso il ragazzetto, beh, certo. Somiglia un po' a Rocco Hunt. Nella vita ho sempre fatto la barista. La barista, Stefano, ho 30 con 3 anni, R. Vengo da Brindisi. Nella vita sono un giocatore di pallacanestro e un ex vice direttore in un negozio di elettrodomestici. Mi fido più di Stefano dopo dei tradimenti che ho scoperto l'anno scorso. Ammazza, oh, un peperino, diciamo. Quindi queste già ce le hai, mi fa piacere, già ce le hai queste. Io ho sempre considerato Stefano l'uomo della mia vita, una possibilità. Un'altra! Vabbè. Diamole in altre 100. Claudia e Stefano. Mi chiamo Claudia, ho 26 anni e è partito come nelle favole, diciamo. Avevamo fissato la data del matrimonio, ma abbiamo dovuto rimandare. Sarà il destino? Gloriana e Federico. La vita che ho fatto fino ad oggi non la voglio fare più. Io ho bisogno che lui sia più presente, non voglio più vivere una relazione da sola. Oh, un buon inizio, è un ottimo inizio, brava. Jessica e Alessandro. Di sicuro ci vuole un po' più di fuoco tra di noi, un po' più di passione. E lei vuole andare a ballare? Natasha e Alessio. Io ho scelto di venire qui e ho scritto io perché non riuscivamo a trovare compromesso. Guarda, già sta piangendo, ma porella, ma perché? Ma già sta piangendo, peccato. Comunque non è facile. E lui sa ride, e lui sa ride. Oh, le vedo belle peperine ste coppie, eh. Sono già belle accese. Questa edizione sarà abbastanza succosa. Mamma mia, vedi come stanno. Questa sarà l'unica volta che le vedremo coperte. Sarà l'unica volta che le vedremo tutte belle coperte. Perché poi saranno completamente così, allo sbando, diciamo. Eccole. Blu, Giulia si chiama. Mazza, la gli piace le mature, zi. Io ne sceglierei 3-4. Sì, pure io. Beh, iniziamo bene. Da prima, sicuro. Vabbè, a te piacciono tutte quelle cose. Iniziamo bene, beh, certo. Lui è già il primo qualificato, diciamo. Per me, l'unica donna bella è Valentina, la mia. Il filone! A far filone! Obiettivamente parlando, Gabri. Però non potrei mai essere meglio di Valentina, questo mettiamolo in chiaro. Che filone! A me Gabriella. È già stata scelta. Ora Gabri. Anche lei. Oh, un'altra! Ora Giulia. Io avrei scelto Gabriella, Anastasia e Gabri, tutte e tre. Stefano. Allora. Questo è uno dei qualificati a stasera, alla fine video. Ma più vicino che non ci vedi. Dai, Carlotta. Avvicinati di più, dai. Ma tanto per lui va bene la prima che dice di sì. Beh, dai, sono contento. Queste coppie spruzzano già corna da tutti i pori. Ora tocca alle fidanzate conoscere per la prima volta i ragazzi single che vivranno con loro. Mo vengono i maschioni, vengono. Mo te voglio vedere, mo. Devi dire la stessa cosa che ho detto io, amore. Sì. Capito, amore? Sì. Tanto tu stai, amore. Ora sei famoso risate. Ora ridiamo. Eccoli. Ora ridiamo. Ora sei famoso risate. Vediamo lei che dice. La Giacco ha vista del falco, quella. Amore. Te sei fila più. Già non te sei fila più, sì.
E ti guardo un vestito. Sono... Campedio. Sono belli carichi pure questi. Ole! E vai! Campedio. Guarda come guardano. Beh, oh, bisogna essere obiettivi, raga. So buoni, bisogna essere obiettivi, ragazzi. So buoni, dai. Hanno scelti bene la produzione. Dai, inizia tu. Luca. Luchino. Davide. C'è paragone, vuoi che mi metto là, mi tolgo. Va. Eccezionale. Eccolo, vedi? Però pure lui c'è il fisichetto, ma sì, non puoi competere con lui. Difficoltà, tutte le cose sono un po' estreme, cioè non ho mezze misure, vediamo. Non ha colpito nessuno, capito? Fa il filo pure lei, eh? Il primo a sinistra. Tissimo. Alessandro, Angelo. Gli hanno scelti un po' simili, diciamo, tranne alcuni li hanno scelti un po' simili, dai. Per le nostre coppie è arrivato il momento della separazione. E ora ora ridiamo. Ora si famo due risate ora. Olè! Cin 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 cin! Ecco, questo mi può stare. Ti è! Beh, dai! Ci sta. Ambedio! Ecco perché! Ecco perché! Diceva chiudi! Ecco perché! Di sotto! Ecco, Ma il colore è stupendo! Che sta anche bene! Il rosso è perfetto! Questi cocomeri a 2 euro, cocomeri a 2 euro. Niente. Possiamo pure andare. Non c'è niente da dire. Che se, ma che pretendevi? Che se metteva il burka? Cioè, quel costume è comunque un po' troppo scollato, secondo me. È un po' troppo scollato. Ah sì, è un costume da bagno. Ma che volevi? La maglietta volevi? Ma che volevi? La tunica? Io sono piccolo e comunque sono sicuro e ho paura di perderla. E vabbè, dai. Maron, che due palle. Cioè, mamma mia, un tacco là così, oh. A 20 anni. Beh, ti sei tolto tante soddisfazioni. Tanti, no, a voglia. Ma che si sta parlando? Pensa, io poi camminavo col Porsche a 22 anni. Madonna. E tutti quanti andavano all'università, abbassavano la testa quando passavo. È arrivato il re di sto. Ma sai se dico nonna quanto è porno? Cioè. No, io ti vedo buona. Ole! E scatta la ola. I vestiti sexy, io me li sono portati tutti e me li metterò tutti. Fai bene, brava. E lui se sta mo se mangia il fegato, se sta mangia il fegato lui, Cioè, si sta proprio a distruggere. Ricordiamolo tutti che io sto registrando questa puntata, questa reaction in diretta. Guardate che ore sono, Le 20:22. Claudia fa delle rivelazioni che segneranno il corso del loro viaggio nei sentimenti e forse anche della loro storia. A volte mi sento un po' estranea. Dentro casa mia con l'uso mi risponde male, mi tratta male. Cioè, secondo lui io sto dentro casa tutto il giorno e non faccio niente, che non è vero. Porella, non si fa così. Non si tratta così le persone, le donne non si trattano così. Dai, zì. Dai, che ti favo pettezzi, dai. Anche a livello intimo, quella cosa in più... Non va, è statico, è statico, diciamo. Nell'ultimo anno è diventata proprio bravissima. No, lei non va bene, fra. Il vestito, comunque il mio era già pronto. Il negozio mi ha chiamato anche nelle scorse settimane, più volte mi ha chiamato, io non ho mai risposto. E saliva il panico. E fu così che gli cadde un macigno addosso, perché lui pensava che era tutta rosa e fiori. Lui l'ha presa proprio male, l'ha presa lui,
intanto spolvero il mio bollino blu, che decreterò a fine video chi l'avrà vinto, un maschietto e una femminuccia. Chi lo vincerà il bollino blu? Io tifo sempre per loro, eh. Ma, ma che sta a fare? Mi fa così forte e ti fai pure male sullo specchio. Sì, stava dai capocciati allo specchio, ma che sei scemo? E porta pure sfiga e rompo specchio, ma che sei scemo, oh. E Federico. Oh, Floriano e Federico, dai, questi, questi li vedo belli, belli peperini. Nell'ultimo periodo non andava molto bene la storia. Le sue fissazioni che c'ha, perché c'ha troppe fissazioni. Se passa un gatto nero, lei non mi fa passare più la strada, mi dice di fermarsi. Ah, ma è scaramantica allora. Telefonino sì, deve sbloccare prima di andarsi a coricare. Sblocca, blocca, sblocca, blocca. Sì, abbiamo la foto su WhatsApp insieme. Se lei cambia quella foto, oppure io cambio quella foto, per lei. Marone, sì, e che ca. E chi sei? Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Marone mia. Pure, che lei a casa non si trucca completamente. Ma si perché se... quando usciamo una volta a settimana, tu devi truccare quando stai con me. Ah, ora io per cucinare, ora mi trucco, che bello. Ah, sì, ma che problema, ma che... Raga, ma che problemi ci avete? Ma una se deve truccare per sta a casa, sì, ma... Non la vedo come, come la madre di mia figlia. Beh, sì, sta cosa è brutta però, non si può dire però, eh. Sta cosa non si può dire però. No, aspetta, non ho capito, non la vedo come la madre dei miei figli. Sì, ma sei uno stronzo però, eh. Ma siete una cattiveria terribile, eh. Io mo te segno, sì. Io mo te segno sul bollino blu, eh. Sei proprio uno stronzo. Ma che bestia sei, io, Marona. Lo sono in te. La strenata, sì, da dire un'altra cosa. Di ieri un'altra, di. È che non sei sicuro che mi vuoi come la madre dei tuoi figli. Tu qua mi hai ucciso. Ma sono stai, sono stronzo. Ah, questo è Rocco Hunt Emanuela. Manuela, dopo aver scoperto alcuni tradimenti di Stefano, non si fida più di lui. Questi proprio si ammolano. Un momento la loro storia in crisi. Mo' lei scrive a dare una svolta definitiva al loro rapporto. Ha scoperto dei tradimenti e ci siamo lasciati. O torna come prima o ti... Torna come prima, certo. Infatti, devi tornare tatte più scialla pure tu, eh, sì. Com'è che era? Io sempre questo. Vincenza! Lei è scioccata, raga, lei è scioccata. Il passo di convivere non lo faresti? No, adesso, come faccio a convivere? Assolutamente. Ma non vuoi pagare l'affitto, Ste, ma di... Ma sentirchio di merda, Ste, a Ste, sentirchio... Pensa a comprarsi la moto, la macchina, a farsi la tatuaggio di merda, pensi? Ma ragazzi, lo Stefano si sta comportando proprio un po' una merda, eh? Capito? Ormai sì. Guarda, ma... Love the way you lie. Scusa, ma non ti voglio... Ma questa, ma... Che ha fatto? E io guardo il... E io guardo il... Questi durano schifo, poco, ma hai visto come... Hai visto le cose che dice la ragazza in continuazione? Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Fa tanto sbruffone così. Poi va a fare cose. E va bene, ragazzi. È arrivato il momento tanto atteso. Ma io credo la cosa sia anche abbastanza plateale. Di vedere chi... Io purtroppo tra le donne... C'è un problema, che perché tra le donne chi si merita il bollino blu è veramente, veramente difficile. Tra gli uomini è palese tra gli uomini chi abbia vinto il bollino blu. Scrivetelo adesso, in questo preciso momento, scrivete chi secondo voi abbia meritato il bollino blu. Vediamo se combacia con quello che dirò io. Scrivetelo qua sotto il nome di chi secondo voi ha meritato il bollino blu. Tra quelli che si sono meritati il bollino blu, lo mettiamo qua, vediamo. Chi si è meritato secondo voi il bollino blu tra le femminucce e i maschietti? Secondo me, tra i maschietti e le femminucce è stato abbastanza difficile, ma... Io il bollino blu alla femminuccia lo do solo perché gli ha tirato un mattone.
dicevo, io il bolino blu lo darei solo alla ragazza perché gli ha tirato un mattone inaspettato al fidanzato. Gli sembrava una coppia talmente... Posto? Finito? Qualcun altro vuole passare? Io il bolino blu, dicevo, lo darei alla ragazza solamente perché gli ha tirato un mattone esagerato al fidanzato che lui non si aspettava minimamente. Infatti, purtroppo, era la coppia che io preferivo e tifavo. Però, vabbè, è così. Questo Coronation Island è così, sono tutte inaspettate. Ciò che può succedere la qualunque, tutto può succedere la qualunque. E quindi i vincitori del bollino blu di stasera, della prima puntata, una puntata di 3 ore, porca miseria, io spero che la prossima non sia così lunga. Il bollino blu della prima puntata, signori, va a Stefano e Claudia. Stefano era proprio, cioè era proprio plateale la cosa che vinceva Stefano il bollino blu, perché proprio l'ha fatta proprio sporca in una maniera esagerata. E diciamo Claudia perché, solo perché gli ha buttato il mattone al fidanzato dicendo: io in realtà non lo volevo sposare, non mi sento pronta. Cosa è completamente inaspettata proprio, il ragazzo è proprio crollato. E quindi, ragazzi, questa prima puntata si aggiudica il bollino blu Stefano e Claudia. Dai, che poi alla fine chi vincerà tutti i bollini blu, chi avrà accumulato più bollini blu, vincerà le corna d'oro, ok? Quindi la coppa dei campioni delle super corna d'oro. Dai ragazzi, impegnatevi di più, mi raccomando, non credo ci sarà bisogno di fare questa richiesta perché andranno belli spinti secondo me, ok? Dai raga, mi raccomando, iscrivetevi tutti al canale. Mi raccomando, che sta cosa non va a fare nessuno youtuber, nessuno va a fare, raga. È l'una, e sto a fine di registrare, di dire le ultime cosette. Quindi, raga, nessuno se pia sta briga, solo qua o scemo del villaggio se pia briga di fare sta roba qua. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non mi deludete, Cliccate su iscriviti, la campanellina, e metti like al video, mi raccomando, poi condividi, commenta, fa tutte cose che abbiamo detto sempre, Mi raccomando, ragazzi, e ricordate, seguitemi anche su TikTok, perché pubblico, caduto, vedi, pure lui ne faceva più a stare attaccato. Quindi, ragazzi, dicevo, seguitemi anche su TikTok e Instagram, mi raccomando, Mi raccomando, vi seguo, commentate e commentate, poi io vi rispondo. Tanto io rispondo a tutti. Se non mi credete, provate a commentare e vedrete che riceverete una risposta dal vostro Kiwir cornuto per il momento, Mi raccomando, ragazzi, spolliciate, iscrivetevi e buone corna a tutti. Ciao belli.